Thank you.
Buonasera e benvenuti alla compagnia del disagio e dei malati. Siamo tutti svicchiati, siamo tutti svicchiati. E ci credo, manca a me lì, non è controllato che Avviate una condivisione schermo. faccio io. Ma perché non è controllato? Cioè, Perché non ci perché? ho pensato, è tutto settato. Siamo perfetti, a posto. Non credo che siamo perfetti. Ok, Siamo... sì. Sì, Ok, siamo siamo perfetti. bene. Ok. Allora, questa stasera è la compagnia del disagio, perché io sono malato, non so che cos'ho, ma respiro male. Berkars si caga addosso di continuo. E mi devo mettere anche il Voltaren. E si mette anche il Non in Voltaren. diretta, ti Dove prego. lo devi Ciao, sulla mettere il schiena. Voltaren? Ah, Sulla ok. schiena. No, In non tutto sul culo. questo, Gurir è Gurir. Bor è talmente malconcio che neanche ha messo la webcam. No, In tutto questo, no, in, re fa in caldissimo. realtà. In Io re non ho l'aria in casa. E quindi attualmente sto tipo. Cioè, tra poco mi vedete nudo, probabilmente. Ma sei già in mutande? Sì. Cioè, le mutande le ho Ok. tirate anche su fino al cazzo. Però, Ok, c'è cioè, tipo la conference call del io sto. lavoro. Ogni tanto devo fare questo perché se no mi si accumula il sudore nelle orecchie. Quello di noi che probabilmente sta meglio è Testa. Guardalo felice con la sua nuova casetta. Ma secondo me Gurir è Pure tipo nella sua fresco. classica fase zio. Con gli occhiali mi fanno tanto zio così sulla punta del naso. Zio alcolizzato, Bah, è sempre un zio speciale in famiglia. Sono io di solito. Comunque, stasera siamo senza Fatina, che la madre della Fatina si laureava oggi, quindi sono a festeggiare. Si Oltretutto ha preso laurea. anche Ma preso anche il Covid. la lode, ha preso anche la lode. Gurir. Va bene. Farò finta di nulla. Bene. Detto questo, stavo per introdurre un minimo la sessione, ma Berkas si è andato a consegnare un pacco. Quindi, chi mi No, racconta sono cose? andato a mettere via. Chi mi racconta cose divertenti sulla giornata oggi? No, ci sono, vi Quasi sento. sono morto di C'ho sulle sonno. cuffie. Ho messo via il Ah, Voltaren e mi sto ok. lavando le mani. Gurir è morto di sonno. Ok. Bor sta Sono mettendo la morto web. di una soppressione. Ti sei Come addirittura Dio. vestito. Hai Sì. deciso che se io muoio di sudore, non devo morire da solo. Morirai con Guardatelo. me. Io oggi Sono. stavo morendo di Preferivi ansia. vedere senza Ma. maglietta, non ho capito. Se devi venire con me a tagliarti i capelli, Moco. Decisamente meglio. Perché che capelli c'ha, Moco? Fatemi vedere, va. Orco boia. Ma ci sta sentendo? Salve. Non ci sta sentendo, Ora ora ci sì. sta Bravo. sentendo. Ma Moco, ma vuoi Dicevo, farti crescere i apprezza. capelli come Non lo so. Come te, questa Comunque, risposta molto. Come te è un parolone. Li voglio fare crescere. dicevo, apprezzo il sacrificio perché così non sono l'unico che sta sudando Già la maglietta è zuppa. l'inverosimile. Lascia stare. Io non so come faremo in questi giorni. Cioè, ogni settimana sarà un dolore, una Ah, sofferenza guarda, atroce. pulendo la webcam è venuta proprio bene stavolta. Guarda che Ma sono che ruvido. sorpresa, eh! Pensa, che sorpresa, pensa, pulendo le cose vengono pulite. Chi l'avrebbe mai detto che poteva succedere così? Wow, mazza Wow! Grace. Chi l'avrebbe mai Il problema detto? è che ho il monitor che Gatti, spara talmente tanta luce che sono. What? Gatti. Come puoi vedere, c'è un gatto laggiù. Sì, ma che Oh, sta facendo? gatto. Purtroppo Speriamo che è non in giro, non diventi lo uno vedo. zombie. Giulio Zombie, Giulio Zombie. In mutande, aggiungerei. No, non è in mutande, in Proprio pantaloni. mi zia pelata col cerchietto. Chi è tuo zio pelato col cerchietto? Non ho capito. Non lo so. A te capita ogni tanto di andare in centro a mangiare, Moku? A Sì? Roma? Sì, settimana Sei mai scorsa. andato da mi zio street food? No? Gattino! È buono, un botto buono, è tipo dietro al Colosseo. No, non vado così in centro. Ah, ok. Io se vado in centro, più per le zone, la zona dei Parioli,
Ah, ok. Non proprio centro-centro, Lungotevere, sta roba Ti qua, consiglio un perché... buon ristorante di un mio amico, allora, lì ai Farioli. Quale? Mi devo far dare il nome. Ce n'è un botto Mi lì. ha... Ne ha due lui. E abita lì ai Piuttosto... Farioli, strano. I Farioli sono tutti pieni di soldi. Tutti Bastardi. pieni di soldi e tutte persone di merda. E se qualcuno è dei Bastardi. Parioli lo dico e lo confermo. No, no, ma anche lui non è esattamente una bellissima persona, eh. Oh, è schifo lo stream. Un Ma attimo. tu... raga. Sì. Lana, Lana. Siamo di nuovo sminchiati. C'è qualche motivo se chiuso lo stream. Che testa ha tolto la condivisione schermo? No, no, non sono stato io, è stato Windows. Windows maledetto. Ma Capo. piuttosto, tu sei venuto a Roma, ma dove stavi di preciso? Ero tra San Lorenzo e. Mamma mia. Ero tipo. Potevi triangolare la posizione fra San Lorenzo, San Giovanni e. Vabbè, in Te lo centro dico su. praticamente Un po' fuori. Per arrivare tipo al Colosseo a piedi ci mettevo 40 minuti. eri. Sì, ok. Mamma mia. E mi sono accorto che prima di Sulla iniziare a Tuscola, trattare sotto la una cosa. Tuscolana eri praticamente. Bravo! No, sopra la Tuscolana. Tanto. Vabbè, eri nella parte interna della Tuscolana, quindi sotto. Tra San Lorenzo e la Tuscolana, c'era il cavalcavia della tangenziale est che mi passava davanti alla finestra Ok, ho del capito dove eri. Più o meno ho B&B. Via capito. Sarcazzo degli Orti, non so come si chiama. Via? Via Sarcazzo degli Orti. Aspetta. C'è via degli Orti della Farnesina, via... No, Via degli Orti Variani. non la conosco. Ma ti dico esattamente se c'è qualcosa di vicino lì. Sta abbastanza vicino a Termini, credo. Sì, più o meno ho capito dove eri. Cioè, Via so... Casilina. Vabbè, via Casilina fa 35... 350 km via Casilina. Ok, comunque era più o meno su via, lo stradone era su Ok. Via Casilina, verso la tangenziale est, dove Via Casilina si incrocia con va alla tangenziale est. Ok, va bene. Comunque vi informo di una cosa. Che Berca Rimettersi le cuffie se... dopo averci. Rimettersi le cuffie dopo averci sudato dentro Non è è tipo una bello. cosa tremenda. Sì. Sì. Devi metterti i fazzoletti nelle Sì, però poi non sento un cazzo. Berkars, devi Alza il volume. leggermente spostarti a sinistra. Di più? No, a destra No, più allora. di così. Allora a Ah, ok, destra. Ok, infatti mi sembrava strano. a posto. Allora, ragazzi cari, ci avviamo verso la sessione? No. No. Adesso Diamo ancora una. Vi Pensavo ci racconto dormisse. del mio viaggio pazzo di Roma, la sessione è questa. No. Mi sono ubriacato, ho fatto 19 km a piedi, sono tornato a casa, Ti ha fine. cambiato sotto sopra. Ma sei andato allo zio d'America? No. Quindi Luca Romano finisce. qualcosa che ricordo. Che cazzo vuol dire? Sei andato allo zio d'America? No. Silenzio. No, siccome è più o meno nella zona in cui si trovava lui, Ma chiedevo. sta la sega a lui? Siamo andati a Re di Roma a mangiare una volta, poi da mio zio appunto. E Ma poi mio siamo zio è andati. il locale che si chiama Mizio? Mizio, Mizio sì. Street Food, Mizio Street Food si chiama. Pensate. E che in realtà tipo fanno focacce, tige. E poi Pinze, siamo non andati a me, tige, siamo andati. però vabbè. No, Pinze, non tige, sì. tige. Tige, no, tige. Ok. Sono tipo le tigelle, proprio Ah, piccole, ripiene. ok. E poi siamo andati a Messicano, a San Anche tu Lorenzo. hai trovato un buon messicano a San Lorenzo, davvero? Era buono, cazzo. Il miglior sburrito della mia vita. San Lorenzo è il capoluogo Burrito. d'Italia, Si è andato a Roma per mangiare messicano. Poi fammi sapere dov'è. Io devo andare. Almeno vai a mangiare la cacio e pepe. Cioè, vai a Roma a mangiare il No, burrito. quando siamo andati da Re di Roma, eravamo in Dio. tre, abbiamo preso carbonara, matriciana e cacio e pepe. La Perfetto. gricia. No, la gricia non mi fa impazzire, la gricia. Io invece mi devono portare in un agriturismo a Prato. A Quale? Non lo so perché. Mi hanno Ma quale? detto ci dobbiamo organizzare, dobbiamo andare in questo agriturismo a Prato, tutto buono, tutto a base di tartufo, tanta Sono roba. tartufi questi? Tra l'altro, nelle Marche ho alloggiato in un agriturismo, che vabbè, facevo anche a mangiare, ovviamente.
Se non era un agriturismo. Effettivamente c'ha ragione. Antipasto, primo, secondo, dolce, caffè, amaro. Spara quanto ho pagato. 45 euro. 21 euro. Eh? 21 euro, tutto buonissimo. 21 euro. L'amaro ne ho bevuto tanto così. Stavo morendo dal caldo, cioè stavo svenendo sulla sedia. Letteralmente, cioè non era un eufemismo. Stavo svenendo sul serio sulla sedia. Anche per la mangiata, devo andare a giocare a beach volley 30 minuti dopo. Che ho detto, quasi quasi spero che pacchino, perché se non paccano ci voglio andare. Ho bevuto tanto così di amaro, acido muriatico dello stomaco, mi si è svuotato completamente. E sono andato a giocare a beach volley per un'ora senza soffrirlo. Minchia, oh. E poi prima la sera che mi sono Triel... Mi fermo. Prima che Triel mi diventi completamente orizzontale, giochiamo a D&D? Sì. Che dite? Aspetta. Oh cazzo. Aspetta. Presa. Vaffanculo, zanzara di merda. No. Abbiamo un problema. Quale? Sono il capo. Oh no. Mi dispiace. Allora. Oh no, ma Gurir è il master. Una brutta... No, anche io sono giusto. Giulio, tu parla, io sistemo. Io parlo. Cosa è successo l'ultima volta? Non si è dato fuoco proprio a niente. No, non è meno, più o meno. Allora, beh, no, non c'è provato. Ragazzi, non vi posso parlare sopra oggi, per favore. Fate attenzione. Allora, l'ultima volta siete intrutti nell'accampamento dei razziatori che avevano in attaccato Greenest e avete iniziato a esplorarlo. È scoppiato un gran caos per via del fatto che hanno scoperto che la retroguardia è morta. In tutto questo Tyr ha abbandonato Kiln davanti alla tenda dei capi. Capi che poi si sono rivelati come un mezzo drago nero di nome Resmir, un umano completamente glabro con delle vesti rosse, un mezzo drago blu che già conoscete come Lang de Drosa e un'umana di nome Flammondà. Resmir, ha provato a interrogare... No, mi sta avendo la webcam, tranquillo. Ok. Resmir, ha provato a interrogare Leos in senso sul gesto e voi vi siete divisi in tre. Cioè, meglio, eravate già divisi in due perché Kiln era stato abbandonato da solo. Tashun de Snax sono andati da una parte. Hanno quasi fatto scoppiare una rivolta tra cultisti Ebano e cultisti Cobalto. Poi è arrivato Resmir, ha fatto cadere un po' di teste e la situazione si è placata molto brutalmente. Giulio, scusami, posso fare un appunto? Scusami se ti interrompo. Fai l'appunto. Vai. Dalla chat dicono Guri, chiudi quella cazzo di Switch, porca puttana. Perché? Perché stiamo giocando a D&D. Lo so, sto sentendo la musica. No, la questione è un'altra. Giulio, ma la musica ci sta? No. Ah, ok, perfetto. L'ho messa in pausa. Ok. L'ho messa in pausa. No, mi erano venuti un attimino dei dubbi, sai com'è. Comunque, Tashun de Snax hanno quindi fatto questo. Kiln, nel frattempo, è stato condotto tra i prigionieri. Ha liberato più o meno una prigioniera che in realtà viene solo spostata di capanna e si è dato alla fuga nascondendosi tra dei cespugli, dove effettivamente ancora è. In tutto questo invece gli altri tre, Tyr, Melie e Triel, si sono avvicinati a Leosin con un trucchetto, sono riusciti a verificare le sue condizioni di salute piuttosto gravi, lui le ha informati su alcune delle cose che sa, anche se parlava a difficoltà, ha riconosciuto Melie e gli ha detto che ha un pugnale nello stivale e che per essere liberato la cosa migliore sarebbe sostituirlo con un altro mezzelfo durante la notte, così che da ritardare la scoperta del fatto che è stato fatto scappare. Sicuramente di giorno non è una buona idea. Detto questo, avete anche scoperto che sono in arrivo degli schiavisti, ma non sapete nient'altro al momento su questi schiavisti, sapete solo che dovrebbero arrivare e che Resmir li sta effettivamente aspettando. Vi siete il gruppo di Tashun de Snax e quello degli altri tre, si è quindi riunito per pranzare, perché era ora di pranzo, e condividere queste informazioni. Mentre Kiln è ancora nascosto in mezzo ai boschi. Quindi, questa è la situazione attuale. Faccio partire la musica.
A voi. Chi è che ha appena soffiato il mondo nel microfono? Chi può essere stato? Ah, non è stato Gurir. Ho appena perso un timpano. Cioè... Ok, allora, partiamo dal gruppetto che ha pranzo. Ecco, Snax si guarda intorno mentre mangia e fa... Allora lo liberiamo, parla a bassa voce, si guarda intorno coboldamente, fa... stanotte? Eh sì, perché non possiamo farlo ora. Ci vedono. È vero. Di sicuro adesso. Abbiamo bisogno di un sostituto. Triel. Ma quello... Quello è facile, prendiamo qualcuno, gli diamo una botta in testa e lo leghiamo. Perché? Sì, ok. Triel, ma la tua, tra virgolette, posizione può essere sfruttata in qualche modo qui dentro? Non lo so, dipende quanto i tizi comuni sanno di quello che è successo. Ok, che cosa è successo? Perché anche noi siamo un attimo... Come lo riassumo? Salve, la mia famiglia faceva parte del culto prima che diventasse così sanguinolento. E quando è diventato sanguinolento sono stati tutti uccisi. Perché? Che storia intrigante. Perché erano, non erano molto d'accordo dell'essere così tanto con Tiamat. Ok, e perché tu sei viva? Culo. Eri andata a pisciare. No, sono soltanto sopravvissuta. Ok. Credo Pensino sia morta. Anche se a quanto pare non lo sanno tutti, perché appunto tizio lì non si è fatto domande. Auguri, ragazzi. Ok. Quindi... Devi capire che io pensavo che ci stessero per ammazzare quando lui ha fatto ma io ti conosco. E pensa a me. Quindi. Quindi. Molto bene. Quindi. Qualcuno... Snax alza la mano e fa... Mi dispiace, ma che cos'è un culto? Vedi tutte queste persone incappucciate qui attorno a noi che venerano Tiamat e tutto il resto? Quello è un culto. Ok, ma chi è Tiamat? Lo dicono tutti, Tiamat anche quando bruciava la città. Tiamat è la loro divinità, punto. Fine, tagliamo il discorso. Per l'amore di Mammut Snax, quando usciremo da questo campo ti dovrò fare un... ripasso generale su come si vive. Dio. Va bene, capo. Intanto qualcuno mi fa un tiro su carisma. Precisamente Tashund, perché ha pronunciato un nome che non andrebbe pronunciato qui dentro. Oh cazzo. No, mi sono perso il nome io, scusate. Bamute. Cosa che ha detto? Ah, oh merda. Maledetto. Oh merda. Aspetta, devo trovare due cazzo della scheda. Ah, io devo mettermi la musica di Sherlock Holmes, è vero? Sono stanco, figlioli, non mi ricordo una cazzo di sega. Carisma puro? Uh-huh. Zero! Figlioli. Ah! Quanto rido. Chi ha detto Bahamut? Porco...
Ehi, è stato quello certoloide lì? Ah sì? Vedete che un gruppettino di cultisti cobalt vi si avvicina. Perché hai pronunciato il nome che non va pronunciato? Perché dobbiamo ucciderli tutti! Non va pronunciato. Sono ordini di Frulan Mondat. Ma non si pronuncia. Sì, è stata una mia dimenticanza. Cercavo di educare il coboldo. Sì, cercava di edulcorarmi. Dio mio, sto facendo un lavoro terribile. Che ci fa un coboldo fuori dal vivaio? E io che cosa ne so? È dei nostri. Serve per gli esperimenti. Esatto. Di quale gruppo fate parte? Non lo vedi? Non si vede dai vestiti? Chi sono le vostre vesti porpora che vi comandano? Non le ho mai visti con Frulam. Non ho capito che ha detto. Neanche con l'Andetrosa. Non ho capito la domanda, scusami. Quali sono le vesti porpora che vi comandano? Continuo non aver capito la domanda. Non mi ricordo i nomi. No, io proprio non mi ricordo che cazzo è una veste. No, io proprio giocatore, non mi ricordo che cazzo è una veste. È un mondo di merda, io riderei molto meno. No, che cazzo. Aspetta. Vedete quello certoloide? No, io... aspetta. Vedi che una serie di cultisti si avvicinano molto minacciosi. Aspetta. Beh, non è un problema. Ci penseranno Frulam e Rezmi a interrogarti. Prendetelo! No, capo! No! Snax si butta. Prendete anche il coboldo! Ma... No! Lasciate stare il capo! Che cazzo... No, questo sono io giocatore. Che cazzo sono le vesti... Vabbè, lasciamo perdere. Vai, sono i capi, i vesti porpora! No, è lui il capo! Ragazzi! Non uscite dal personaggio. Grazie. Ricordo una sega, vai. È un problema tuo, non mio. Ma sono stanco, no? È un problema tuo, non mio. Ok, vedete che questa... Una trentina di cultisti vi accerchiano molto velocemente e bloccano Tashun the Snax. Quanto manca al buio? Siamo a pranzo, fai te. Cazzo, vabbè. Facciamo il tempo arrivare alle 11 stasera, allora. Io non ho memoria delle vesti porpora, vi giuro. Neanche io. Portateli via, sono sospetti. Li faremo interrogare. Vedete che li portano via. Poi venite più o meno ignorati, Triel e Tyr. Ok. Non sapevo bene come intervenire. No, io non so neanche chi erano, quindi è posto. Ok, voi venite portati via. Ragazzi, quando parlo io, per favore. Voi venite portati via. Triel, Tyr, cosa fate? E vedete che vengono proprio trascinati via di peso. Io guardo Triel. Uno dei cultisti si siede. Uno dei cultisti si siede al posto di Tashund. Oh beh, almeno il cibo è buono. E vedi che prendono un pezzo di razione che stava mangiando Tashund e la mangia lui. Che tipo, che cultista è? È sempre con le vesti blu. Ok. Ma finalmente abbiamo trovato quegli intrusi. Frulam sarà molto contenta. Secondo me ci dà anche un premio. Sì. Un premio. Io so cosa voglio per premio. Ma io non credo fossero intrusi. Ma... beh, non sapevano chi erano i loro comandanti, quindi erano chiaramente tutti. Oddio, il copoldo è solo stupido, effettivamente. Ma erano con noi dall'attacco di Greenest. Ma chi se ne frega, se passano per colpevoli, pace. Nuovi corpi per gli esperimenti e poi riceviamo anche il premio. Io so cosa chiedere a Frulam Mondat. Ma
E se poi si scopre che sono quelli sbagliati, cosa pensi che ti faranno? Nah, chi se ne frega. Beh, anche io voglio il premio. Io voglio una doppelganger. Il miglior sesso che abbia mai fatto. Ah. Ah. Io... Un cristallo però, eh. Io voglio scegliere un tesoro fra quelli che abbiamo rubato. Ah, lo sai che quelli non si possono toccare, lo sai. Ordini di Resmir, per quanto sia antipatica. Ma qualcosa di utile per gli esperimenti, non nulla di valore. È una portatrice della maschera, quindi forza di cose. Forza di cose comanda lei. Ma neanche se abbiamo trovato gli infiltrati, niente. Ordini dei portavoci dei Drak. Niente, non si tocca il tesoro destinato a Tiamat. E dove la prendo una doppelganger? Vabbè che stanno arrivando gli schiavisti, però secondo te la portano? Ah, può darsi. Chissà cosa hanno catturato oggi. Ok, fate qualcosa di in particolare, Tyr e Triel? Che cosa abbiamo davanti? Che cosa abbiamo davanti? Inteso, che cos'è? Intorno a voi ci sono un sacco di persone. No, lui che cos'è? Chi è lui? Il tizio che ci sta parlando. Ah, il tizio? Tirami un D100. Vediamo se sei fortunato. Tirami un D100. Dove Cristo è la scheda? No, non è la scheda, è qua. Non ci credo, che culo. È un mezzelfo. Ok. Vabbè, lo terrò d'occhio durante le varie situazioni. Ok. Quante probabilità avevo? Nel frattempo, non tantissime. Ma le hai beccate. Nel frattempo, Tashund e Snax vengono trascinati di peso fino a una capanna e gettati all'interno della stessa. Si sono deformati i token, aspettate. Si sono? Deformati i token, sono stati piccini e magri. Ma solo io lo sento saltellare? Sento bene. Ottimo. Spero che la live sarà basato sul... Lo so. Se in chat mi vedete che lagga, ditemelo. Vedo se riesco a sistemare qualcosa, non lo so. Diciamo che sembra stia andando bene le prestazioni del PC, però non si sa mai. Allora, Tashund e Snax vengono gettati dentro questa capanna, che stranamente puzza di fumo, e incatenati a un palo centrale. C'è qualcosa che non... Io non ho visto assolutamente niente? Aspetta, non è il tuo turno. Stai buono. Accuccia. Venite prontamente disarmati e le vostre mani sono legate. Rimarranno qui finché Frullam non li riceverà. Sì. Andiamo. Hanno tagliato le mani di Snax? No, hanno legato le mani. Ma che problemi hai stasera? Come lo disarmi, Snax? Come lo disarmi? Stanno una sega loro che fa cazzotti. Mentre Snax c'ha un bastone, gli hanno tolto il bastone. A Snax gli ha tolto le unghie. No, è un cubo di merda, l'hanno legato e basta. Ragazzi, li hanno disarmati e legati. Ovvio che sono una siga loro che picchiano con pugni e con calci. Sono mica indovini. Dai. Mentre se ne stanno per andare, Snax prova a buttarsi per terra, però è legato, quindi inciampa e finisce comunque per terra e fa no, io vi dico tutto vi dico, no, silenzio, il mondo. Ti tirano una manciata di sabbia, di terra. Tutto vi dico. Siete legati per i polsi al palo centrale della capanna, i cultisti escono. Io mentre esco faccio Dio, per Tiamat sei una sciagura. Ma
Chi era Tiamat? Mio Dio. Io lo guardo e faccio... Aspetta, ascolta. Dato che siamo finiti qua dentro, cerca quantomeno di fare di tutto per tirarci fuori, e che, ovvero, non mettiamoci più nei casini di già cosa siamo. Tiamat è il drago che è venerato in questo accampamento. Ops, ho sbagliato. Quindi, cerca quantomeno di far vedere che sei dalla sua parte finché siamo qui, ok? E il loro capo, lo potevi dire prima, capo. Se qualcuno chiede qualcosa, io ti stavo insegnando chi è l'opposto di Tiamat. Quello che ho pronunciato prima, dico guardandomi in giro, cercando, lo dico con la consapevolezza di magari c'è qualcuno intorno e non voglio alzare altri sospetti o contravvenire altre regole. Quindi faccio quello che ho pronunciato prima, quello è l'opposto di Tiamat. Ho capito di sicuro, ma se ti chiedono a chi apparteniamo, cosa ti diciamo, cavo? Vesti cobalto, i vestiti sono quelli. Siamo del culto dei cultisti cobalto. Va bene, capo. Se ci chiederanno perché non abbiamo saputo rispondere alla domanda, sarà molto semplice. Siamo uniti da troppo poco ci siamo uniti da così poco che non siamo stati che ancora facciamo fatica a ricordarci tutto quello che è intorno a questo culto, tra cui i nomi dei capitani. Non sarebbe la prima volta che vedo non sarebbe la prima volta che vedo dei novizi sbagliare i nomi. Bene, capo, faccio come dici tu. Non ti deluderò, capo. Lo voglio sperare, dico, e guardo intorno a qualsiasi cosa, dico qualsiasi cosa succeda. Ricordati che finché sei qui sei un cultista cobalto. Sono un cultista coboldo, ho capito. Oh, santo cielo. Che bello. Questo però ho imparato la lezione, lo dico nella mia mente, faccio Bahamut, dammi la forza. nella mia mente. E a quel punto mi guardo intorno per capire anche meglio dove siamo finiti. È una capanna spoglia con del paglia per terra e il palo centrale, fondamentalmente nient'altro. Dall'odore capisci che probabilmente ci sono già stati altri prigionieri, che non ci sono più, e che non c'è un vero e proprio bagno, ma i bisogni vengono fatti in un angolino. Per il resto noti che c'è del fumo verso il soffitto della capanna, come se avesse bruciato qualcosa lì dentro poco tempo fa. Poco tempo fa. Ah, ok. Ma nel frattempo, Kiln, te sei posto tra i cespugli. Sì. Una statua di ferro tra i cespugli. E mi fai, senti del tafferuglio e mi fai un tiro di percezione. Cazzo. È un mondo di merda, eh. Sì. È un mondo di merda. Ah, perché tu non tieni la bocca chiusa, cazzo. Ho capito, porca troia. Sì. Percezione. Yes. Bravissimo. Bello. Vedi che c'è un po' di movimento intorno alle tende dei prigionieri. Senti un po' di bociare, ma decidi che non è rilevante e te ne fotti. Fai qualcosa? Beh, se me ne fotto...
Io attenderei ancora. Ok. Il piano è aspettare che faccia buio. Faccio okay. Zazza, ma... Che facciamo? Non era aspetta buio e poi fuoco? Rimaniamo al piano, mi piace. Anche a me. Soprattutto il fuoco. Anche a me. Tipo... 5 alla pancia. Sì, esatto, tipo oh! Pessima idea per una persona che soffre di mal di pancia. Sì. Allora, torniamo quindi a Tyr e a Triel, che sono lì a... Il pranzo con questo tipo finisce, ma lui non si alza, rimane lì a chiacchierare con voi, tutto sommato. Vi sta raccontando nel dettaglio le sue esperienze sessuali con il barra la doppelganger. Ometti i dettagli perché ci tengo a non essere bannato su Twitch. Ali metallo. Lo so che Meli non c'è, ma io tipo piano piano le tappo le orecchie. Ho una domanda, scusa, mi sono dimenticato di farla. Dimmi. C'è un cartone intorno a me? Un cartone? Non credo ci fosse il cartone. Mi devo nascondere sotto un cartone per fare Metal Gear. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Basta per sentire queste cose. E quindi è così che puoi raggiungere uno stato superiore dell'orgasmo con un doppelganger. Certo, la migliore esperienza della mia vita. Ah. E poi questo culto, quello che sto cercando di fare, ragazzo mio, è una cosa bellissima. Grazie per il pasto, comunque. È una cosa bellissima, sono d'accordo con te. Ci vediamo a giro, vedi che fa per alzarsi. Oh, ok. Poi andiamo a bere qualcosa insieme. Mi raccolti altre esperienze. Beh, ma non ci sono posti dove bere qui, siamo in un accampamento. Lo so, non è che ma, c'è qualcuno, una taverna. Ma qualcuno avrà qualche bottiglia extra. Chi te l'ha detto? Ma lo sentivo in giro. Ah sì? Gira voce che ho delle bottiglie extra? Non tu, qualcuno ha delle bottiglie qualcuno extra. Qualcuno? Fammi un tiro di ingannare. Anzi, di persuasione. Oh mio Dio. Berkast, almeno mettitela quando tocca a te la scatola, ti prego. No, no, ce l'ho addosso, che quando tocca a me okay. Devo guardare. Ok. Ok, vedi? Va bene, mi stai simpatico. Sì, allora... Stasera a cena facciamo un brindisi a Tiamat, al grande drago blu, al doppelganger o ai doppelganger. Secondo entrambi? Te si dice le o i doppelganger? Cioè la lingua comune manca della giusta applicazione per dire la o i. Cioè tecnicamente un doppelganger, no, come spiegavo prima, può avere più forme. Sì, esatto. Entrambi. Esatto. In contemporanea, quindi di conseguenza è un la o è una i? Beh, dipende dal momento. Le, gli, i, loro. Loro. Parliamo di loro. Esatto. Va bene. Ci vediamo a cena allora. Okay. Comunque, io sono Karos. Io sono Tyr, molto piacere. Questa è una zanzara di merda. Schiaccia la Karos. Okay. Karos. Oddio, lo chiamerò Garrosh tutta la vita. Karos. Ok, lui si allontana. Cosa fate? Non appena si è allontanato abbastanza, guardo Triel. Beh, abbiamo trovato il mezzelfo. Sì, e intanto abbiamo perso un coboldo. Sì, una non cosa alla cuore. Volta. Facciamo tutto insieme la sera?
cioè recuperare l'oro, capire dove è finita quella stufa del cazzo e liberare il prigioniero. Il tutto sottovoce, ovviamente. E liberare il pollo dal pollaio. E in qualche modo dobbiamo anche uscire di qui, dobbiamo portare lui al posto se troviamo una stufa, il suo calore potrebbe fungere un ottimo conforto al nostro problema. Penso. Se non è già morto. Ma è già morto. Io non lo so che esplode quando muore, vero? No, non lo sai. No, non lo sappiamo nessuno, probabilmente. Oddio, voi avete avuto un'impressione abbastanza forte di quello che succede quando è esplosa la casa. Sì, ok. Allora, mi fai capire una cosa. Dal certo. lato della grotta con i tesori non c'è del via vai. No. Quindi è una parte superata isolata. Superata la tenda dei capi e superato il luogo dove ci sono i pali a cui è legato Leosin, tutta la parte di là non c'è quasi mai via vai. Ok, perfetto. Bella merda. Però ci sono le guardie della caverna e della tenda dei capi che sorvegliano la zona. Che immagino siano le più o meno appartenenti allo stesso gruppo. Non lo sapresti dire, non le hai viste bene. Okay. Cioè, quelli della tenda dei capi hai visto che erano del culto d'Ebano. Beh, qualcuno dovrà pur portargli il pranzo. Prendo... Lo dici, giri e noti che stanno mangiando in posizione di guardia. Non a quelle, a quelle della tenda, a quelle della caverna. Allora, per correttezza, l'ora del pranzo è già passata. Ah, ok, perfetto. Perfetto, va bene, va bene, va bene. Sarà per cena, allora. Perché avevate finito di pranzare la scorsa sessione. Quindi considerato che state proprio facendo le ultime briciole. Ah, ok, perfetto, perfetto. Cosa vorresti fare quindi con il pranzo? O la cena? Secondo te liberare degli schiavi farebbe tanto casino? Dipende quanti ne liberi. Certo che se arriva una carovana di schiavi portata dagli schiavisti e riusciamo a liberarli e a farli fuggire senza farci ammazzare, potrebbe creare un gran putiferio per recuperarli. O semplicemente se ne potrebbero fregare un po' tutti, in quanto gli schiavi non sono ancora i loro e quindi allerteremmo soltanto gli schiavisti. Però c'è da dire che anche in questo campo dovrebbero esserci degli schiavi. Quindi... Ci saranno sicuramente dei prigionieri, però non so quanto possano far casino. Mi fate un tiro di carisma entrambi? Un tiro di? Carisma entrambi. Oh, che bello. Non stavamo bisbigliando. No, no, ma fatemi un tiro di carisma, c'è un'altra cosa. Tranquilli. Ok. Andate tranquilli per la vostra strada. Tranquilli per la vostra strada. Ok. No, è per vedere se attiriamo l'attenzione di qualcuno come estranei. Se volete potete fare un tiro di intuizione. Per capire perché perché vi ho fatto tirare. C'era qualcuno che ci guardava male. Stasera sono abbonato al 17. Ok, capite entrambi, notate entrambi una cosa. Tutti i cultisti si sono improvvisamente messi a fare qualcosa. Siete praticamente gli unici fermi in un posto. No, ma noi stiamo camminando. Cioè, no? Ah, ok, non me l'avete detto, quindi per me eravate rimasti lì. Ok, no, noi stiamo bighellonando in giro. Ok, non me l'avete detto. Allora. Quindi per me questa cosa non esisteva. Quindi. Siete lì che state ragionando sul da farsi quando sentite un urlo. Sono arrivati gli schiavisti! Beh, andiamo a vedere. Andiamo a vedere questi schiavisti. Io non so perché quando hai detto sono arrivati gli schiavisti
mi sto immaginando una scena alla Mad Max con tutti sti carri fatti di ossa, pieni di schiavi, mezzi nudi. Allora, vedete che molte alcuni cultisti si stanno muovendo verso l'ingresso dell'accampamento. Potete seguirli o meno. Ma nel frattempo, torniamo a Tash and the Snacks, che sono legati a un palo. Lo stesso palo. Dentro una capanna. La stessa capanna. Prego. Cazzo. Allora, ma cerchiamo di capire più o meno come siamo messi a livello di bloccaggio. Ma ci hanno legato proprio legato o ci hanno proprio catenato? Gli hanno legato i polsi che sono legati al palo centrale della capanna. Grazie. Ok. E il nodo sembra che ben fatto. Che c'è da capire? È un nodo, c'è un passante di metallo. Noti che intorno al palo centrale ci sono vari passanti di metallo, in cui probabilmente ci sono anche altre catene appese. Ce ne possono stare fino a 6 in tutto. E però attualmente ci siete solo voi, quindi ci sono solo le vostre due. Le manette, domanda. Sono delle, immagino, tipo manette. Sono manette. Quelle dei patacconi di metallo. Col lucchetto, che cosa c'è? Sì, c'è un lucchetto ovviamente centrale dove non potete neanche raggiungerlo. Ma sono proprio pensate per i coboldi che sono piccolini. Taglia piccola. Ce ne sono di varie taglie in realtà. Ah, okay, no. Quelle piccole. Sai come schiavizzano anche bambini. Nomi, bambini. Ah, giusto, ti fai mancare qualcosa. Come sembra questo? Cioè, questo lucchetto sembra un qualcosa di raffinato o qualcosa che... Cioè, se tipo provassi a scassinare con l'unghia il lucchetto di Tashund... Allora, non ci arrivi, perché se ti hai le mani così... Non il mio, non il mio. Tashund. Ah, quello di Tashund con l'unghia. Ha le dita piccole. Hai competenza in rapidità di mano? Ci vediamo subito. O in anestesia scasso? Ma manco per sbaglio. No. Rapidità No. Perché non mi sono fatto un ladro? Allora. Master, mi guardo un poco in giro, vedo se riesco a trovare non dico un bastoncino, ma un pezzo di ferro appuntito, un qualcosa che possa, con cui si può tentare di scassare. Un'indagazione. Vai. Arriva. Non è un indagare? No, perché sto giocando con lo sguardo. Stai zitto. Ci mette le mani. Stai zitto, guarda il bastardo. Vabbè. Che culo. Comunque, indagare ci si mette le mani. Lo sanno. Percezione, ci si guarda con gli occhi. Vedi, nell'angolino estremo della tenda, chiaramente fuori dalla tua portata, c'è un piccolo bastoncino che probabilmente è stato spinto da qualcosa che è uscito da lì sotto, ha dato una zampata alla terra e ha fatto rotolare dentro questo pezzettino di legno appuntito e lavorato, che sarebbe perfetto se non fosse che è proprio fuori dalla tua portata. Mi zampetto indietro e lo faccio notare. Faccio capo, guarda, capo, non è una chiave, ma secondo me se ci impegniamo lo possiamo aprire un lucchetto, capo. Noi siamo legati, giusto? Sì. L'ho notato, capo. No, per i polsi. Per i polsi. Per i polsi. Ok, si è ricordato. Per i polsi, no, perché siamo legati con manette o con corde? Con corde. Manette. Ma dove eri fino a 3 minuti fa? No, manette. Allora, proprio l'ho appena spiegato a Taz. Ah, ok, va bene, c'è una corda. Ragazzi, sono stanco. Sto capendo almeno ascolta, l'ho appena spiegata a Snacks.
Sì, 5 secondi fa gliel'ho spiegato. Ho capito che c'erano le manette, ma non avevo capito se a cosa erano legate le manette. Scusate. Una catena. C'è una catena. Catena, ok. Allora, aspetta. Prenditi più caffè, Gurir, la sera prima di giocare. Sì, non ho avuto il tempo. Quanto sono distante da me questo legnetto? È fuori anche dalla tua portata, è confine della tenda. Al confine della tenda voi ammanettati non ci riuscite ad arrivare, perché ovviamente le manette sono fatte in modo da tirarvi e tenervi a una distanza tale da arrivare al massimo, guarda, troppingo, più o meno, da arrivare al massimo qui nella tenda, come distanza più o meno. Quindi voi riuscite a muovervi a un passo dalla tenda praticamente. Ti servirebbe un passo e la possibilità di chinarti per raggiungere il legnetto appuntito. Ma tu sei grosso, più grosso di me. Magari con la tua coda lunga lo riesci a prendere, capo. Non è perensile. Però, oddio, non penso di arrivarci neanche con la coda. In realtà la coda non l'hanno calcolata quando ti hanno legato, perché sono abituati a legare umanoidi, non umanoidi con la coda. Proviamoci. Allora provo ad avvicinarmi al bastone e con la coda provo ad arrivarci e avvicinare il pezzo. Allora, dico subito cosa mi devi tirare. Mi fai una prova di rapidità di coda. Rapidità di coda. Rapidità di mano. Ok. Riesci a spingere il bastoncino abbastanza vicino da poterlo prendere. Ok. Ecco il bastoncino. A quel punto, se è a portata di Snag, lo lascio prendere a lui. Ah, scusa, una cosa, no. Mi dispiace toglierti l'emozione. Con svantaggio. Va bene lo stesso. Uguale. La coda non è prensile, quindi è svantaggio. Va bene lo stesso. Io guardo. Cioè, se è a portata di Snag, lo lascio pigliare. Altrimenti. L'hai fondamentalmente tirato con la coda vicino al palo. Il bastoncino. Okay. Allora gli faccio. C'è il bastoncino. Lo volevi, no? Ecco. Grazie, capo. Ora proverò a liberarti, capo. Così potrai scappare. Col bastoncino ci posso provare? Sì, è rapidità di mano con svantaggio sempre. Vai, Snax, i dadi lo sanno. I dadi lo sanno. Dio Cristo. Vedete un clack e sorprendentemente le manette di Tashund. Senti Tashund che si alleggerisce la presa sui polsi. Dopo un po' che lui sta lì a lavorarci, ma nel frattempo andiamo da Kiln. Kiln, pensi di fare qualcosa invece di stare lì nei cespugli? Quanto manca al buio? Mezza giornata ancora. Senti anche te le voci che gli schiavisti sono arrivati. Mi sposto un po' più avanti per dare un'occhiata alla strada, se riesco, per guardare. Dove ti sposti? Fin dove finisce la steppa? Cioè, dov'è che inizia a diventare troppo bassa? Dov'è il verde? Considera che il verde è tutta steppa abbastanza alta. Cioè, quindi se io vado qua... Ti considero nascosto finché rimani lì dentro. Ok, quindi sì, cioè io se io vado qua, anche se ho questi qua a meno di 10 metri... Non ti vedono al momento, perché sei comunque nascosto per un precedente tiro. Almeno ok, che non perfetto. Qualcosa, no, e no, allora no, devi no. Ritirare, per il resto no. Io osservo. Ok, vedi che ci sono questi cultisti qua, che sono chiaramente di guardia alle capanne dei prigionieri. Questi gruppo di cultisti qua, che sono di guardia alle capanne del culto della mano Cremisi. E poi intravedi dei cultisti che ti sembrano simili ai tuoi amici,
che in realtà si allontanano verso l'ingresso, insieme ad altri cultisti. E il tipo lì, no, 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 dovete venire verso di qua. E non niente. Ah, presa d'aria. Esatto. Cosa fai? Niente, rimango lì a osservare. Okay. Non posso fare niente. Sono con le mani legate. Piel, Tyr, voi seguite il flusso, presumo. Ok. Seguendo il flusso, ritornate verso l'ingresso. Mi sposto piano piano. Vedete che sono in realtà parecchi cultisti che stanno andando a vedere gli schiavisti, anche se altri cultisti li ignorano bellamente, continuando a farsi i cazzi propri. Ci sono anche parecchi che vengono a vedere, quindi non siete soli. Arrivate almeno nella zona delle capanne dei draghi di Fugio, quelle più puzzolenti e disordinate. Berkat, c'è un rumore fastidiosissimo. Scusa, stavo attaccando le cuffie. Quelle più disordinate, proprio sotto la torre di guardia e il gruppetto di guardia, notate che ci sono quattro figure che si stanno avvicinando all'accampamento. Queste figure sono non sono vestite come razziatori o come cultisti, ma indossano abiti più pratici, che includono armature leggere, pantaloni e giacche di maglia. Uno di loro, quello davanti, è grande e corpulento, con una grossa cicatrice che va dal suo occhio sinistro fino a sotto il naso. Gli altri sono più slanciati, ma sembrano comunque pericolosi. Ve li mostro. Per me è la cipolla. È la cipolla. A posto. Prima. Ok, questi sono gli schiavisti. E... cazzo, eh? E questo invece è il capoccia. Lui. Sono, okay. Sono a me facce note per caso? Fammi un tiro di intelligenza pura. No, non ti pare. Ok. Noti però che hanno che il leader, nascosto tra le varie vesti, ha quella che sembra un'insegna di un qualche tipo, che però non riesce a vederla bene. Un'insegna, che intendi con insegna? Un emblema. Ah, insegna. Ha tipo la, okay. Ha tipo alla cintura appeso questo piccolo emblema. Ok. Però non lo vedi bene. Se mi vuoi fare un tuo di percezione, vediamo se magari lo vedi meglio. Ah, ok. Sì. Percezione. Ok, lo vedi decisamente meglio, Tyr. È un serpente alato. Guarda, faccio prima a fartelo vedere. Questo. C'è praticamente questa insegna sulla cintura. Oh cazzo, ho capito. Se me la vuoi riconoscere, devi fare invece una storia. Ti faccio una storia. Merda, Giulio. Merda di brutto, eh. Ok, decisamente l'hai superato. Quello è il simbolo degli Zentarim, detta anche Rete Nera. Sono un'organizzazione che copre l'intera costa della spada e probabilmente anche oltre, che si occupano di varie attività illegali di varia natura. Probabilmente lo schiavismo fa parte delle attività legali illegali di cui si occupano. In realtà si occupano anche di attività semi-legali, o comunque di attività non del tutto illegali, e di base sono mercenari, non hanno un vero e proprio orientamento morale. Però è sicuro che dalla Rete Nera puoi comprare praticamente di tutto. Sicuramente non fanno parte del culto. Ok.
Però si parla di un'organizzazione veramente grande. Vedi che le quattro figure si avvicinano al posto di blocco. Chi siete? Non rompere i coglioni, siamo gli schiavisti, dobbiamo parlare con il vostro capo. Ma vuoi che sei scemo o cosa? Vedete che Quilt se lo guarda? Ah, fanatici di merda. Sì, è la tenda più grossa, lo so dov'è, coglione. E passa oltre. Vedete che vi passa accanto, non bisogna neanche di un'occhiata. E si dirigono verso il basso. Potete dirmi voi se li seguite o meno. Gli altri cosa fanno? Li guardano passare, alcuni li seguono, altri li guardano e si aprono. Ma a livello di... cioè sono solo loro quattro? Niente schiavi, sono solo loro niente... quattro. Sono solo loro quattro. Non si vede nemmeno in lontananza... qualcosa? No, sono solo loro quattro. Ok. Io li seguo. Seguiamo. Ok, seguiteli praticamente. Anzi, facciamo una cosa. Pausa cesto. Onesto. Vado a spedire un pacco. Io sto morendo dentro e di caldo. Oh, io vado a prendere dell'acqua. Anch'io. Arrivo. Scusate, vi ho messo nei casini. Quindi sono solo io, quindi ora vi farò l'intrattenimento di fatti simpatici sui coboldi, Sigla. Lo sapete che i coboldi sono stupidi? Questo l'avete intuito. Ma lo sapete quanto è grande un cervello di un coboldo? Il cervello di un coboldo è grande esattamente quanto quello di una gallina. Sigla di Super Quark. Lo sapete che i coboldi vivono fino a 120 anni? No, non lo sa nessuno, nemmeno i coboldi, perché di solito muoiono prima. E chissà perché, non ce lo spieghiamo. Lo sapete che i coboldi hanno bisogno di una guida da seguire? Altrimenti si sentono persi. Piccole creature semplici. E viva i coboldi! Sì che lo sapete, è ovvio, sono coboldi. Ai coboldi piace cacciare in branco. Quando vedono una preda, sanno che il loro migliore vantaggio è essere 10 contro 1. L'unica la cosa secondamente migliore a essere 10 contro 1 è avere un mattone in un calzino. L'arma più temibile di tutto l'universo conosciuto. Non c'è nulla di meglio di un mattone con un calzino. Solo un vantaggio di 10 a 1. La carne di coboldo sa di pollo? Non lo saprete mai, dovrete assaggiare un coboldo. Nessuno ha mai avuto il coraggio di assaggiare un coboldo. Solo probabilmente qualche altro coboldo. Mia dei coboldi è particolare. Se li guardate bene negli occhi, potete vedere la parete di dietro del cervello. Siamo passati da 10 visualizzatori a 11. Sì, i fatti sui coboldi attirano. Scioccate tutti i coboldi. Entrate anche voi a far parte del culto del capo. Altro che Tiamat e Bahamut. È lui il vero dio, il capo. Riuscirà il nostro coraggioso coboldo a sopravvivere all'interrogatorio? Si accettano le scommesse? Oh no, è tornato il master, non dite nulla della nostra biscaglia. Ciao master.
Se accettano le scommesse su cosa? Nulla, ma Master, nulla. No, voglio sapere ora. Su, stavo raccontando fatti simpatici su Ficoboldi e stavo lanciando una rete di scommesse clandestine per stabilire se Snax riuscirà a sopravvivere. Ok. Ma sicuramente. E ho incitato tutti a venerare il vero capo, il vero dio. Che ne farete? Brutta, probabilmente. Molto, molto brutta. Sì, tanto si gioca ancora per poco, perché ragazzi, anche io inizio a essere stanco. Purtroppo essere malato e respirare male da questo effetto. Ti capisco. Io invece avevo una settimanina molto simpatica. E non è. Per fortuna domani è venerdì. Yeah. Meno male. Mi sento tipo a 5 minuti dallo svenire, ma ok. Sì, ma siamo lì. Perché stai per svenire? Pressione bassa. Ok. Molto bene. Oh no, mi dispiace. Qualche altro problema di salute? Io sto bene. Per ora. Per ora? Mi faccio un gesto apotropaico. Stai meglio del tuo personaggio. Ma no, chi sta meglio di lui? Lui non capisce. Guarda che siamo finiti qua dentro. Ah. Non è vero. Non è stata colpa di Snax. Lui è innocente. Lui fu solo il... Maledetto. Va bene. Siamo tutti? No, manca Berkast. No. Aspettiamo che Berkast finisca di mandare il pacco. E aspettiamo anche Bor, che non so se c'è o meno. Intanto posso raccontare altri fatti divertenti sui Kuboldi? Va bene. Vediamo. Lo sapete che i Kuboldi amano la libertà? Infatti non portano vestiti. Ma voi vi chiederete, ma allora ce l'hanno da fuori? Sì, la coda ce l'hanno da fuori. Illuminante. Ecco, Boldi piace vivere in luoghi scuri e un po' umidi, come se fossero dei licheni, con il quale condividono il quoziente intellettivo. Se hanno anche dell'umorismo abbastanza di bassa lega, si può capire, lo dice il nome, sono con Boldi. Voglio morire, vado a bere, ciao! Sì. I Kuboldi odiano il cattivo umorismo. Infatti adesso Snax è appena morto per colpa del capo. Capo. Tipo, che bello, non ci mancavano, tra parentesi, solo gli Zentarim. Ora siamo proprio a posto. Ma Asmodeus, scusate, dovevo. Ci sono. Manca Ber. Ho appena letto un'orribile battuta in chat in risposta a quella di Gurir. Se esistono i Kuboldi, esiste anche Codesica? Io suggerirei all'autore di questa battuta, che è un mio caro amico, di rotocalciarsi dalla finestra. Bravo, hai la benedizione di Tashin. Ma okay, scusate, ma c'era staccato le cuffie con tutto, quindi mi sono anche perso i fatti di Snax sui Kuboldi. Per fortuna hai perso la mia battuta di merda. Meno male. Oh, che bello che era spedire il pacco. Se vedi la chat, mi ha anche risposto. No, guarda, sto bene così. Ma io posso giocare sdraiato sul letto, che ho mal di schiena? Per me puoi fare il cazzo che ti pare. Perfetto. Certo, se tieni la sedia davanti è poco funzionale al tanto vedere. Io non devo fare niente per adesso. Come lo interpreta bene Kill, che non fa niente nel cespuglio. No, Kill nel cespuglio in questo momento è lì così.
Ma Borre è tornato in è tornato. Riprende a giocare. Dai, sì, che l'avevo, si finisce. L'avevo pure detto che ero tornato. Ok. A me questa cosa mi era sfuggita. Ma io mi sono perso un cavo sulla scrivania, scusatemi. Dove cazzo è finito quel cavo? Amo. Ti serve ovviamente. Ma hai... hai visto il cavo bianco che usciva sulla mia scrivania? Adesso ti faccio una battuta di merda. Hai provato nel culo. Trovato. Quale battuta finale è assolutamente non ripetitiva? Preferisco le battute di Gurir. Ma infatti io l'ho dichiarato che era una battuta di merda. Gurir pensa che sono divertenti le sue. Le mie battute sono... Bercato. Da festival di Cannes. Ma quanto è bello fumare con la sigaretta elettronica e Glacial in piena estate. A sesso. Mamma mia. Meglio che col doppelganger. Sì, secondo me sì. Mi sono perso il sesso col doppelganger, però sì. Io però wow, sta facendo il kill della situazione Moku adesso. Quanto è buono lo Zeus con i Glacial, mamma mia. Vabbè, andiamo avanti. Okay. Ah no, Giulio, si sono scollegati nuove cuffie. Sì, Giulio ha qualche problema stasera con le cuffie. Cioè la seconda o la terza volta. Aha. Yes. Ho un gatto. Io voglio... Ah, raga, dopo vi mando un video su WhatsApp di Kill che ha preso il possesso del mio corpo per un minuto e mezzo. Si diventa un mangiafuoco? Prego, non ci mandare la foto di quello che hai prodotto nel gabinetto, ti prego. Ci no. Ok, dovrei aver risolto, dai, giochiamo almeno un'altra oretta e poi andiamo avanti. Allora, torniamo in mappa di gioco, vi ho già spostato in un punto importante, perché Kill deve passare... queste quattro figure che ho descritto a loro poc'anzi, con i cultisti che si aprono per farle passare, e mi fai un tiro di percezione. Ancora. Andrà ancora una merda. Vai, 14 la media. Ok, intravedi tra i pochi cultisti che stanno seguendo queste figure... che ci sono anche Tyr e Triel. Ah. Ok. Devo rimanere lì io. Tyr, Triel. Fatemi un tiro di percezione. Subito, immediatamente. Ah, i cazzi! Vabbè, Triel, intravedi un bagliore tra i cespugli qua. Che ti distrae. Capisco che cos'è. Solo su un metallo. Solo che non ci dovrebbe essere metallo tra dei cespugli. Cerco di avvicinarmi senza farmi notare. Ok, Tyr, te la segui o segui gli schiavisti? Se vi avvicinate ai cespugli, non vedete dove vanno gli schiavisti. Segui quegli altri. Io vado dietro gli schiavisti. Io neanche mi accorgo che lei sta andando via, perché io sono interessato agli schiavi e agli schiavisti. Ok. Gli schiavisti, Tyr, raggiungono la tenda dei capi. Dobbiamo parlare con i vostri capi. Ah, siete gli schiavisti. Sì, ci stanno aspettando. Abbiamo degli affari da discutere. Prego, li attendono dentro. Voi rimanete qua fuori, io vado dentro a parlare d'affari. Non fatevi contagiare troppo da questi fanatici. Vedete che il tizio con la cicatrice entra dentro. Tyr? Io mi avvicino per quanto possibile. Continueremo dopo con te. Torniamo dai nostri prigionieri. Ok, scusami. Ashund, le tue manette sono state aperte da Nax. Le sue no.
Ok. Capo, scappa via, capo! Io me la caverò, ma tu ti devi salvare, capo! Io lo guardo e faccio. Fammi vedere se riesco a fare la stessa cosa che hai fatto tu. Una mano lava l'altra. E molto velocemente, come ha usato il bastone lui, provo a vedere se lo riesco a usare anche io. È rapidità di mano con svantaggio. Certo. E da di lo salto! Cazzi! Senti, Clock e anche le manette di Snacks si aprono. Capo, ma come sei bravo! Cerchiamo di non sprecare l'opportunità. Allora. Yeah. Ma quando ci hanno imprigionato, ci hanno portato proprio via le armi, le hanno messe da qualche parte nella tenda, ma proprio le hanno portate via via. Hai una segatela, le hanno portate via. Ok, te l'ho chiesto a posto. Allora. Vi hanno preso tutto, ovviamente, anche eventuali zaini. Sì, non penso ci avessimo molto con noi, però sì, okay, capito. Beh, tutto quello che era nel tuo zaino non ce l'hai più. Ci avevo fatto delle razioni. Vabbè, allora. Essere derubati in questa campagna è il must, a quanto pare. Apparentemente. Ora allora dico a Snacks, sarà bene che non ci facciamo trovare qua slegati. E detto questo, guardo, scosto un pochino leggerissimamente, cioè, o meglio, mi avvicino al lembo della tenda, per vedere se vedo all'esterno. Capire furtività. Ok, ho tirato con svantaggio, scusa. Vabbè, prendo il primo risultato comunque, che è 16. Mm-hmm. Ok, ci sono le guardie fuori dalla tenda, chiaramente non sembrano aver notato nulla di strano per ora, ma ci sono un gruppetto di 4 cultisti di quelli molto brutti con delle decorazioni nere che sono fuori dalla tenda. Ok. Io vedo decorazioni rosse, però vabbè. Ok, lo vedo e faccio. L'ingresso principale non è praticabile. Dovremmo provare a uscire dai lati. Se togliessimo. Lo porto a fondo tenda, Snacks, e faccio. Se togliessimo uno dei picchetti, potremmo alzare un lembo di tenda. E vedere di uscire. Master, ma perché è così tesa? Non basta infilarci sotto? Sì, basta infilarci sotto. Cioè, ti ci strisci con una facilità immane, Snacks. Ok, allora. Perché sono un coboldo. Siamo abituati a strisciare. Ok, allora lo lascio strisciare fuori. Cioè, gli alzo leggermente. Alzo leggerissimamente il lembo per vedere se c'è qualcuno da quel lato. A quel punto, se non vedo nessuno, lo alzo di più. E lo sei dal lato opposto rispetto all'ingresso, vero? Sì. Non c'è nessuno. Ok, allora lo faccio uscire. Ok. E una volta che è uscito lui, esco io. Dobbiamo nasconderci, perché se ci trovano ci legheranno con 2 lucchetti. Sarà meglio che non rimaniamo qua giù. Dobbiamo allontanarci da le guardie. Master, io lo vorrei fare in stealth. Bor, mi banni quel bot in chat, per favore. Non ho capito cosa ho detto. Sì, ci sono. Stavo risolvendo un problema. Mi banni quel bot in chat. C'è un bot in chat. Qual è il bot in chat? Quello che compra follower. JZIC. Te lo banno subito. Grazie. Stronzo, aggiungerei. Blocca. Scusate, mi sono distratto perché ho visto che c'era qualcosa che non tornava in chat. Ecco fatto.
dovrebbe controllarci Bor, ma è impegnato Cocco. A fare altre cose. Cocco dovrebbe controllarci. Cocco è il nostro mod, non mod. Ok, vabbè. Dico comunque di allontanarci. E dico di prenderla larga, in modo tale da... No, vi dovete spostare, effettivamente. Okay. Lo farei in stealth, se posso. Certo, furtività prima di tutto, allora. Sì. Io furtività la devo ritirare? Sì. Ok. Sento il rumore, non è ancora arrivato il tiro. Ok, ora mi è arrivato. Ok, vi muovete in quella direzione lì? Muovetevi pure. Ok. Da questo lato io vedo però la fine del campo, sì? Da questo lato l'accampamento, ci sono altre tende qua, qua... Lì okay. C'è un costone di roccia, ovviamente. Vi ricordo che il campo è dentro questa conca, quindi... Ok, va bene, mi muovo in quella direzione. Seguo Snax per il momento. Dove volete andare? Dove vogliamo andare? Sarà meglio... Beh, siamo ancora vestiti come vesti cobalto, no? Sì. Allora avremo più possibilità di passare inosservati magari in una delle zone delle vesti cobalto. Ho un'idea. Andiamo al vivaio dei coboldi. Lì se ci sono i coboldi vivi non ci troveranno. Se tu stai in basso ti mimetizzerai con loro. E magari diventerai il loro capo. Beh... Potremmo anche andare lì, ma devo capire prima dove si trova questo vivaio di coboldi. Sarebbe bene quantomeno prima non rimanere qua. Muoviamoci verso la zona blu, lì saremo meno osservati. Le tende blu, lì passeremo più inosservati. Che diavolo, chi è che ascolta musica? È partito un pezzo dalle cuffie, scusa. Quella è la roba rilassata che ascolti mentre giochi. Sì. Ok. Va bene. Tiln, te sei nascosto tra i cespugli e vedi un cultista avvicinarti, sì. Fammi un po' di percezione. Ma ho già riconosciuto che erano Triel e Tir. Ma l'hai perso, ci sono passati tanto nel mezzo, vediamo. Ok. 9. Ok, riconosci che è Triel. Ok, allora tipo inizia a cercare con una parte lucida dell'avambraccio di accecarla per farle capire. Ehi, sono io. Ok, il riflesso ti acceca volontariamente. Appena vedo che fa tipo una faccia come dire ma che cazzo, smetto. E che fai, Triel? Che clinda questa cosa, perché non ne sono sicura. Non lo sai, infatti, è solo un riflesso. Quanto mi stanno cagando i cultisti attorno a me che mi stanno non girando? Molto in realtà, alcuni stanno guardando le capanne dei prigionieri e altri stanno guardando quelli alla tua a destra, stanno guardando verso la tenda dei capi e verso la zona in cui è legato Leosin. Con nonchalance continuo ad avvicinarmi a questa cosa che mi sta accecando, che non dovrebbe essere lì. Anzi, ti posso rifare una percezione? Per vedere se capisco, essendo mio vicino. Mi puoi rifare? Una scusa? Percezione? No, non riesci a capire comunque. Allora. Perché ti sta cercando effettivamente. Ok, ti avvicini. Entri nei cespugli? Se sembra che nessuno mi noti troppo, entro nei cespugli. A mio furtività. Con vantaggio. Quindi io cercherei... Io mentre esatto. Si avvicina cerco di accecarla tipo in codice Morse SOS. Non esiste il codice Morse del Fire. No, l'ho inventato io adesso, no, ok? Ok. L'ho tirato con svantaggio comunque. Vabbè, conta con normale, quindi è comunque 5. Ok. Entri nei cespugli.
E ti ritrovi davanti Kiln, che è tipo tutto curvo, curvo. Gurir, non urlare nel microfono. Gurir. Scusa. Cazzo. Entri nel cespuglio e c'è Kiln tutto chino, nascosto, quasi essere io sono invisibile. Tipo, alza la faccia. Ehi. Ferraglia. Ferraglia ci sarà tua madre. Non... Cosa ci fai qua? Sono scappato dalla tenda sbagliata. Ok. E quindi sei rimasto qui? Ha senso. Sto aspettando il buio per potermi muovere, sai com'è? Io non mi posso mettere una cappa come voi stronzi. Io attualmente sarei un poco più di un golem deficiente. Se mi vedono a girarmi intorno, prendono e mi rimettono dentro la capanna. E ho liberato una prigioniera, quindi teoricamente non passo tanto più per scemo. Ok, no, non passeresti più tanto per scemo. Da qui hai visto niente? Sono passati gli schiavisti, però prima ero in fondo, quindi non ho visto proprio un cazzo. Ho sentito un po' di tafferuglio prima, però non lo so. Abbiamo perso lucertola piccola e lucertola grande. Ok, era il tafferuglio, probabilmente li hanno portati dove stavo io. Ci sta, sì. Te sei riuscito a scappare da lì? Sì, non mi avevano legato. Ah, loro probabilmente li avevano legati. Sì. Vabbè, è un mondo di merda, mi dispiace. Quindi tu rimani qua. Non ho niente da fare. Se c'è qualcosa da fare che non comporti il mio espormi in mezzo alla strada, potrei anche fare qualcosa. No, ora puoi... Più che dirti di rimanere in ascolto, ma credo che tu lo stessi già facendo. Sì, meno male che io non so che cos'è la noia. No. Non posso dar fuoco a niente, è un inferno stare qua, cioè... È pieno di cespugli. Se fosse un inferno potresti dare fuoco a tutto. È vero, è una palla qua, cioè pieno di cespugli secchi e cui potrei... Mi è venuta in mente un'idea, Driel, è un'idea bellissima. C'ha a che fare con del fuoco? Perché non dovrebbe averci a che fare con del fuoco? Mi è venuta in mente proprio mentre stavo dicendo, ma ascolta, ma a voi non servirebbe? E tipo mi avvicino e te lo dico all'orecchio. Un diversivo. Non ora. Allora, senti. Noi siamo riusciti a parlare con l'elfo che dobbiamo... È un mezzelfo. Sì, il mezzelfo che dobbiamo aiutare a scappare. Ah, fantastico, ok. E possiamo farlo soltanto di notte. Bene. Stiamo cercando di... trovare un sostituto per non attirare l'attenzione col fatto che poi scapperà. Beh, ho visto un sacco di mezzelfi. Effettivamente hai visto un sacco di mezzelfi. Ho visto veramente un sacco. Lo troviamo. Quello non è il problema. Ma sì, lo prendiamo tra i prigionieri al massimo. Quello conciato peggio che tanto muore fra una settimana. Lo ecco, mettiamo... tra i prigionieri c'erano solo umani per quello che hai visto, però vabbè. Ok, allora... Potrebbe esserci qualche mezzelfo, però non ho visto neanche uno. Poi prendiamo uno dai cultisti, lo gonfiamo di botte, gli diamo un po' di fuoco alle piante dei piedi, magari. No? Beh. Senza dargli fuoco alle piante dei piedi. Alle ascelle. Ai capelli, dai, a qualcosa. Purtroppo al nostro mezzelfo, quello buono, non gli hanno dato fuoco, quindi non funzionerebbe poi. Ma non lo carbonizzo, soffre, basta, sviene, è più docile. Ma che palle, oh, non si può mai fare un cazzo con voi. Probabilmente qualcosa da fare te la troviamo, ora che so dove sei. C'entra il fuoco?
Non ti voglio fare promesse, però ci sta. Diversivo. Mi piace il diversivo. Qualcosa da divertire. Tu vedi palesemente che c'ho il manometro sul petto, che è bello eretto in mezzo sul giallo, ok? E c'ho anche gli occhi gialli. Non credo di avere una più pallida di che cazzo significa. Esatto. No, ok, però tu vedi che ho un manometro sul petto che è verde, giallo, rosso, e adesso è proprio in mezzo al giallo. Ok. Cioè, per me potrebbe essere l'ora del giorno. Ok. È un dettaglio che dovevo dare. Bene. E quindi quando è che do fuoco a qualcosa? Qual è il segnale? Allora, il segnale... Mi piace il segnale. Bello questo segnale, vero? Il segnale è che verrà tirato un sasso dentro questa cespuglia. Oh cazzo, quindi devo stare qua. Non saprei dove mandarti, se no. No, sarà una mano magica che ti fa toc toc. Non saprei cos'altro dirti per non farci notare. Spara una mano magica nel cielo. Per me è sospetto, perché sono dentro un cespuglio e la mano di fuoco che vola nel cielo tipo dice che cazzo è quello. Tu sei, tu non lo so, spari una mano magica nel cielo e io vedo la mano magica. Ah, però la mano magica di Tyr è nera, non si vede col cielo notturno. E io non la so usare mano magica. Ma che palle. Vabbè, ci inventiamo qualcosa. Io nel frattempo cerco di trovare qualcosa di infiammabile per iniziare un incendio. Ok. Master. Dimmi, oppure io dove va questa conversazione? Io, se mi accordo con Zazà. Sì. Riesco a creare della fuliggine nelle mie ciminiere e grattarla fuori? No, perché viene consumato magicamente. Onesto. Ok. Se no, Clean... un'altra... Clean. Non Clean. Ah, Clean. Te. Se senti urlare al fuoco. Se sento urlare al fuoco, o c'è una fuoco. Mano magica, o un sasso, o urlare al fuoco. Se sento urlare al fuoco, e fuoco sia. Zazà, sei contento? Okay. Ok. Se cambiamo idea, cercherò di tornare qua a dirtelo. D'accordo. Voglio dar fuoco a qualcosa. Davvero? Non sto più nel metallo. Davvero? Sì. Oh mio Dio. Cosa incredibile, non l'avrei mai detto. Non so se riesci a vedere la webcam tu. Mm? La vedi la webcam? Sì, la vedo la webcam. Fa letteralmente questo. Così. Ma sai cosa significa? Sì. Oh, bravo. Oh, allora alza anche l'altro. Ma a tempo... Tyr, cosa fai? Non ti si sente. Mi avvicino per quanto sia possibile senza farmi ammazzare. Furtività. Perché furtività? Cioè, non è che mi nascondo. Ma devi essere non notato. Ah, in quel senso. Ma mi sgaveranno tipo in 3x2, però... Furtività. Eccolo con vantaggio. Qua. Con vantaggio? Con vantaggio. Sì. No. Ok, ti avvicini fino a qui. Vedi che uno dei draghi guardiani si gira verso i tetti, ruga contro, come un cane molto incazzato, e te decidi di fermarti. Ma è abbastanza per sentire qualcosa. Prendo un attimino fiato per fare questa parte. Oh madonna, questa è lunga. No, è che devo fare voci.
Gli accordi erano questi. Silenzio, non senti altro. Senti vociare, ma non ricapisci cosa stanno dicendo. Posso fare un percezione per sentire meglio? Sì. Ti prego, non mi deludere. Dai, meglio. Mm. Gli accordi erano questi, è vero. Ma questi tesori non sono destinati alla rete nera. Beh, gli schiavi che volevate costano questa cifra. Se vi serve manodopera, visto che la vostra è morta perché non sapete trattarla a dovere, questo è il costo. Ah, siete intrattabili. Noi abbiamo la merce, voi avete soldi. Non siamo intrattabili. L'accordo è semplice. 20 schiavi. Ve li portiamo domani mattina. Poi ci fate il cazzo che vi pare. Va bene? Ah. 200 monete d'oro. E una gemma per schiavo. Questi sono gli accordi. Avete parlato con il nostro contatto, quindi lo sapete. Va bene, va bene. La consegna avverrà però domani mattina. Non accetto ritardi. La voglio prima che il sole sia alto in cielo, è chiaro? Ah. Noi rispettiamo gli accordi, non come voi. Per ora mi sembra che stiamo facendo affari. Beh, finché pagate. Però ricontrattare il prezzo una volta che è stato deciso non è un buon modo di fare affari. A domani mattina, mezzo drago. Ho un nome che è Resmir e ti rivolgerai a me come portavoce dei draghi. Ah, come diavolo vuoi. Il tizio esce. Mentre esce, Tyr, senti anche, bruceranno tutti tra le fiamme di Tiamat. Riferito a? Non potresti saperlo. Il tizio raggiunge gli altri tre. L'accordo è chiuso. Andiamo. Ci torno domani mattina. 20 schiavi. Beh, che è da guardare te laggiù? Si parla con me? Sì. Tra gli schiavi c'è qualche doppelganger. Oh mio Dio, sono tutti stupidi. Andiamo. Vedi che si allontanano. La tattica è sembrare stupido. Abbiamo capito. È all'incirca metà pomeriggio, per capirsi. Quindi, se lì che li vuoi allontanarsi, stai per pensare a fare qualcosa quando senti anche un'altra conversazione. Signora Mondat. Sì? Hanno trovato due intrusi, un lucertoloide e un coboldo. Forse è il caso che li interroghiamo. Ah, finalmente, un problema in meno. Me ne occupo io. Sei sicura, Frulam? Di recente non sei molto affidabile. Resmir, questo è il mio accampamento. E quelle là dentro sono le mie uova. Non sono tua. Sono mia perché mi appartengono. E la corda è che le avrei protette. Ci penso io agli intrusi. Che fai, Tyr? Che fai, Tyr? Che faccio? Che faccio? Urlan Mondat di punta al ferro, che fai? Aspetto lì. Ok, Frulan Mondat esce improvvisamente dalla tenda. Faccio finta di contare praticamente. Ok. Fammi un ingannare. No, questo è indagare, intimidire, ingannare.
Ok, vedi che ti guarda, vedi che contiene dei piedi, anzi delle mani, scuote la testa, tira un sospiro e passa oltre. Io, continuando a contarmi le dita, faccio per andare nella direzione della grotta con i tesori. Ok, ti bloccano praticamente subito, eh. Ok, e allora niente. Ehi! Dove vai? Quello è accesso limitato. Eh? Come? È una delle guardie posto in cima che ti blocca. Mi guardo intorno. Pezzette cobalto! Se non vuoi finire insieme al mezzelfo, ti conviene tornare indietro. Oh, scusate, ero distratto. Scusate. Bene, fai attenzione a dove ti distrai. Vado, continuo a contarmi, riabbasso la testa, ricomincio a contarmi le dita e vado dall'altro lato. Cercando Kill. Cercando Triel. Non sai dov'è, l'hai persa di vista. Appunto, la cerco. Ok. Cioè, torno dove ci siamo separati, più o meno. Ok. Praticamente stai seguendo Mondat. Perché più o meno fa sta. Ma nel frattempo, Tashun, Snax, cosa fate? Io cercherei il vivaio dei coboldi, mettere tipo ad annusare per cercare l'odore di coboldo. Penso che tanti coboldi insieme puzzano un botto. Eccezione, arriva. No. La guerra dei coboldi. Non senti odore di coboldo. Comunque, per correttezza, nessuno ha mai detto vivaio di coboldi, eh. Lo so, ma quello ha capito Slack. No, volevo essere sicuro. So che Tash capisce le cose a modo suo. Volevo essere sicuro. E che cosa avevano detto? Vivaio e basta. Che i coboldi lavorano al vivaio. Ah, ok. Io avevo capito che c'era un vivaio di coboldi. Capo, dobbiamo cercare il vivaio dei coboldi. Perché se i coboldi sono vivi, non sono morti. Ok, ma prima mettiamoci in un posto in cui diamo poco nell'occhio. Il vivaio, capo, saranno tutti con le scaglie. Le tende dei cultisti cobalto per ora sono un buon inizio, dato che non sappiamo dove sia questo vivaio. Va bene, capo. E mi avvio con lui verso le tende dei cultisti. Sono questi qua. Sì. Okay. Passiamo magari, facciamo un giro un po' più largo, perché magari vogliamo passare proprio lì davanti. E mi fate furtività? L'avevamo già fatto, ok, va bene. La rivoglio. Va bene. Ok, snap. Un attimo. Dove cazzo è? Ok. Fate il giro che volete. E arrivate dove volete. Giriamo, io girerei di qui rimanendo nascosto, in realtà non è che... Sì. Ok. Ok, intravedete i schiavisti, queste quattro figure, che si allontanano lungo la strada che porta fuori dall'accampamento. Voi non siano, vedete queste quattro figure diverse che escono dall'accampamento. Ok. Qua giù intravedete le tende dei cultisti cobalto. Che fate? Okay. Ok, forse un avvicinamento direttissimo. Sì, no, in realtà ha senso, perché se fossimo i prigionieri verremmo da... Ma ci hanno tolto le tuniche? No, non abbiamo tolto le tuniche. Ok. Ma no, voglio capire più che altro se... Posso tirare l'intelligenza per vedere se è una buona idea? Io non ho più altre idee. No, funziona così il gioco di ruolo. Lo so. Dimmi solo verso dove vai. Un'idea.
Magari se io vado lì dai cultisti coboldi e gli chiedo io devo andare al vivaio perché sono un coboldo, magari me lo indicano e noi ci andiamo nascosti. Se vuoi andare a questo vivaio ti seguirò sulla distanza, però Master, ci troverei, mi avvicinerei con fare con molta nonchalance. Sì. E se vedo un cultista cobalto, gli chiedo: mi hanno detto di andare al vivaio dei coboldi. Io sono un coboldo. Ok, ti stai avvicinando verso un cultista cobalto. Sì. Seguito da Tashund, presumo. Mentre vi avvicinate a loro, passiamo a Kiln e Triel. Che fate? Quindi riprendiamo letteralmente la conversazione. Io vorrei dare fuoco a qualcosa. Non ora. Ok, va bene. Dopo. Però do fuoco a qualcosa. Segnale, te l'ho dato apposta. Va bene. Ok. Sì. Devo trovare un modo per uscire da qua senza dare nell'occhio. Ho un'idea. Appena lo dici e ti giri, noti che davanti ai cespugli passa Frulan Mondat. E poi mi fate una prova di percezione. Scortato ovviamente da vari cultisti. E mi fate anche una prova di percezione. Oh, ok, Kiln, inutile. Ok, perfetto. E scortato da vari cultisti. Ci vede nero, non capisce niente. Triel. Ok, vai, proseguite. Triel, io ce l'ho la scusa per cui potresti essere finita nei cespugli. Se mi dici che stavo pisciando, ci stavo pensando pure io. Dovevi mulare una cacata, però siamo lì. Vabbè. Numero uno, numero due, direi che comunque siamo abbastanza allineati. Ok, Kiln, te vedi che Frulan Mondat va tra le guardie dei prigionieri, dice qualcosa, non sapete cosa. Uno dei prigionieri entra in una capanna e esce tutto trafelato. La parte successiva la sentite chiaramente anche tu, voi. Cosa vuol dire che non ci sono? Erano lì dentro, li avevamo legati. Cosa? Sono scappati? Cioè, avevate trovato gli intrusi e vi sono scappati. Perché io ho solo degli idioti in questo accampamento? Ma non dovrebbe essere difficile ritrovarli. Sono un kobold e un lucertoloide, non ce ne sono tanti fuori dal vivaio. Un kobold e un lucertoloide. Va bene, di a tutti i cultisti di cercare un kobold e un lucertoloide con le vesti del culto cobalto. Perfetto, va bene. Che la farò pagare. Triel. Sì? Al fuoco? No. Ma è abbastanza secco il cespuglio? Se bruci tutti i cespugli prendete fuoco tutti in questo momento. No, non adesso, sono secchi però, prendono bene? Considerando che è estate, sì. Bene. È flame rule, quindi. Bene. Flame rule, vedi cazzo, torna tutto. C'avete il calendario, vi ricordo. Qui. Ottimo. Vedete che Frulan Mondat si riallontana, si ferma e date subito l'allarme, coglioni! Allarme! Ci sono degli intrusi! E si riallontana. Tir! Dai mezzo i cultisti, anche te hai assistito a tutta la scena. Io corro dai cultisti che hanno dato l'allarme. Che è successo? Degli intrusi con delle vesti cobalto. Un kobold e un lucertoloide. Li avevamo catturati ma sono scappati. Come avete fatto a farveli scappare? Diamine! Li avevamo chiusi dentro la tenda. Incatenati. Non so come hanno fatto a rompere le manette. Percezione. Percezione. Ok. Kiln.
Arriva. Ok, riconoscete Tyr. Ok, c'è Tyr lì, guarda, guarda, guarda. Sì. Continuate pure. Sono scappati, hanno scassinato le manette in qualche modo, non lo so come hanno fatto. Ma sono lucertoloide e un kobold, li troveremo. Non sono così comuni da queste parti. È il costrutto che vi ho lasciato? Ah, non sappiamo che fine ha fatto lui. Oh no. Cerco di accecare Tyr con sempre il braccio. Come cazzo avete fatto a perdervi un coso grosso di metallo? Ma che cazzo ti credi di essere per parlare a un tuo superiore con questo tono? Quello era un importante esperimento che andava consegnato a... Sono un tuo superiore. Ti conviene rispettarmi piuttosto che parlarmi addosso. Vorrà dire che sarà colpa tua se l'hai perso. E ora levati di torno, coglione. Oddio, oddio. Va bene, vado a cercarlo. E mi levo di torno. Se passa davanti ai cespugli, cerco di accecarlo col braccio, come ho fatto con Triel. Fammi un tiro di fortuna, quindi mi tiri un di 100. Arriva. Non guarda verso i cespugli, purtroppo. Ok. Niente, io vado in giro a cercare Triel e Kiln. Ok. Triel e Kiln, cosa fate? Hai finito di fare la cacata, vai a prenderlo. Ok, vado. Ok. Ok. Nel mentre. Ok. Esci con nonchalance, anche perché c'è un po' di confusione ora nell'accampamento, e presumo che vai da Tyr. Ok, lo raggiungi abbastanza facilmente. Come detto, vedete che tutti nell'accampamento si stanno agitando, e la voce di due intrusi, uno lo certoloide e uno un coboldo, si sta spargendo a macchia d'olio. Mettendo in allarme tutto l'accampamento. Raggiungi Tyr. Raggiungi Tyr. Triel raggiungi Tyr. Scegliete dei nomi con meno T la prossima volta, va bene? Tashun Triel Tyr. Porca troia. Ehi, biondino. T-T-T-T-S. Proprio biondo, non sono, però va bene. Sono scappati, sono scappati. Sì, ho sentito. Ho trovato la nostra ferraglia. Ah. È nascosto in quei cespugli laggiù. Ok. Quindi... Beh, riportiamolo... No. Vogliamo riportarlo, l'avevano chiuso insieme ai prigionieri, non so quanto ci serva lì. Se no, in caso ha un comando per creare un diversivo alle perse. Vabbè, per ora teniamolo lì, vediamo cosa succede. Beh, cerchiamoli. Troviamoli. Facciamo finta di far qualcosa, se no qua ci sgamano. Cerchiamoli come li stanno cercando tutti. Ok. Io vado dalla... È possibile avvicinarsi alla tenda da cui sono scappati? Top. Non tocca a voi ora. Si passa i due fuggiaschi. Tashun, Snax, voi avvicinate a un cultista cobaldo. Snax, prego. Ma già vediamo il casino? No. O... No. Ok. Ok, allora faccio... mi hanno detto che devo andare al vivaio per lavorare. Sono un coboldo. Un coboldo? Ah, sì, piccoletto, devi andare alla caverna. Stanno occupando lì delle uova. Laggiù in fondo. Indica verso la grossa caverna dietro la tenda dei capi.
Ok, allora faccio... Ah, ti ringrazio! Evviva! Evviva! Tiamat! Madonna, evviva ti... Gloria a Tiamat! Gloria a Tiamat! Evviva! Evviva! E io, comincio ad allontanarmi. Io a quel punto mi muovo nella direzione che ha indicato, facendo in modo che mi segua. Iniziate a camminare verso... Non è di là la caverna, ragazzi. È sì, dietro la torre dei capi. Coboldo, non là. Di là. Dove? Ti indica chiaramente verso la tenda dei capi. Di là. Lo accompagno io. Grazie. State per allontanarvi, fermi dove siete. Quando sentite un po' di tafferuglio, vedete un sacco di cultisti che corrono da tutte le parti. Cultista si avvicina. Sono scappati! I prigionieri sono scappati! Uno di questi si avvicina a quello con cui avete appena parlato. Sono un kobold, hanno certo noide, sono scappati, erano gli intrusi! Questo lo guarda, ti gira verso di voi. Cosa fate? Io lo guardo come se la cosa non mi toccasse. Come proprio per dire, che hai da guardare? Cioè... Io continuo ad avanzare. Un passetto alla volta. Lascio di ingannare con svantaggio. Wasn't me. 20 ingannare, cazzo. La vedo brutta. Sì. Ugo, tutto questo è partito. I dati lo sanno. Purtroppo questo non è partito abbastanza. Perché lui ha detto Bahamut, cazzo. Già. No, non ho detto Bahamut, ho detto Batiamo. No, non tu. Tashund. Vedi, sono là! Prendeteli! Una folla di cultisti corre verso di voi. E non basta, 7. Dice. Non basta. Capo, diamoci la gambe. Concordo. Iniziate a correre, ma come ovviamente cerca di scappare da una folla di cultisti è impossibile. Venite rapidamente accerchiati, immobilizzati di nuovo e di nuovo legati e trascinati in pubblica piazza. La cosa bella è che a tutto questo arrivano ad assistere anche il Tyr. Voi vedete proprio i vostri due compagni che vengono schiacciati a terra da una folla, smascherati perché viene abbassato il cappuccio. Eccoli, sono loro! Portiamoli da Frudam! E siete lì che guardate la scena. E io mi sbatto il palmo in testa. Sì, portateli! Gloria a Tiamat. Cazzo. Sì. Io sono lì nel cespuglio che dico al fuoco. E con Tashund e Snax che vengono trascinati via da una folla di cultisti, terminiamo la sessione di oggi. Un disastro. E tutto perché Tashund non ha saputo tenere la bocca chiusa. Sono stanco, figlioli, non mi ricordavo neanche dov'ero. È un mondo di merda. Sì, l'ultima idea è stata del cazzo, però ammetto che ho avuto proprio un'idea brutta. Ok. Mi era già capitato, quindi sapevo già come... Vabbè, come già detto, stasera si finiva prima perché sono stracotto, ragazzi. Quindi scusate se... Ma poi non c'è neanche Melee, quindi mi dispiace un po' fare troppe cose senza di lei. Master, sei stracotto alla bizzarra? Vuoi che faccia esplodere la tua stufa ora o subito? Ma esplode già di suo. No, ma implode in questo caso. Neanche... Loro hanno subito cose simili a Vescheria. Tipo una pallina di carta stagnola. Vedi che vi guarda? Prima guarda Will, che voglio dare fuoco a tutto. Voglio sopravvivere.
Però sto facendo il mio meglio per non farlo. Esatto. un cuttista coboldo. Andremo d'accordo, ti farò portare un po' di vino. No! Io lo giuro, nella realtà sono più intelligente di Stax. Non molto, ma un po' di più. Lo sappiamo, lo sappiamo. Sappiamo anche il nome. Beh, che ne pensate? No. Come sta andando questa campagna? Male. Poi c'è una parola sola. Merda. State almeno divertendo? Sì. Sto riuscendo a... decisamente divertente. Anche perché questa parte è un po' boh. I PG provano a fare cose. Il master ha delle regole da rispettare. E poi devi seguire il master. Però avete trovato il mezzelfo. Ah, oh, siamo... No. Siamo quasi a ora di cena. Diciamo okay. Tardo pomeriggio. Ecco. Ma settimana prossima si gioca? Allora, manca Beckhart, se non ricordo male. Cosa? Manco io, sì. Settimana prossima. Sono a concerto. Il 30. No, ci sono. Non so se ci sarà... mancherà qualcun altro. Sai che figata si gioca la notte? Proprio quando Berkart non c'è. Vabbè, io faccio una cosa sola. Fuoco, basta. Ma non lo vuoi fare personalmente. Cioè, tipo, due sessioni che sei dentro cespugli che non aspetti altro che il tuo momento di gloria. Vi chiamo, entro su Discord durante il concerto. Mi ha mandato un messaggio quando eri dar fuoco a qualcosa. Io urlo e faccio diversivo! Proprio nel momento in cui finisce la canzone del concerto. Ma la vera domanda... Meli, in tutto questo, ragazza è finita. Perché nessuno di voi se l'è chiesto. Lei a un certo punto è sparita. Ma nessuno di voi si è chiesto dove era finita. Ma io pensavo avessi tolto tanto la sua risposta. Token. No, è sparita in un momento. È sparita in un momento ben preciso. È sparita in un momento ben preciso. Per un motivo ben preciso. Ma nessuno l'ha cagata quando è successo. Io me lo sono chiesto, però... mi fa molto ridere. La tua risposta è sempre: sai una sega te. Te non potevi saperlo, Kill. Te non potevi saperlo, Kill. Sei nascosto dentro un cespuglio dall'altra parte dell'accampamento. Come cazzo lo potevi sapere? È sparita quando abbiamo iniziato ad andare verso i cosi. Verso i. Quando abbiamo iniziato a seguirli, i schiavisti. Sì. Dove sarà finita Meli? Nella prossima. È finita in un semipiano. Che cazzo è Meli? In bagno esce, se il rumore di sciacquore esce fuori, scusate, avevo da fare un bisogno grosso. Ha spedito un pacco. Come te oggi di tutte le volte. Va bene, allora, ragazzi, si finisce un pochino prima oggi, perché siamo tutti piuttosto conci. Spero settimana prossima di essere messo meglio, anche solo perché vi assicuro che è terribile avere il fiato corto. Le tre settimane centrali di agosto, dall'8 al 28, non giocheremo. Quindi faremo proprio pausa vacanze, perché ce la meritiamo anche noi. Però fino a quella data più o meno dovremmo giocare continuativamente. Più o meno. Mancherà qualcuno ogni tanto, tipo Berkast settimana prossima. Perché mettono i concerti di giovedì. Che ti devo dire, la Kuna Coil sono religioni, io vi voglio bene, eh. Ah, tutte per... in realtà non ci vuoi davvero bene. Non vuoi sicuramente bene al tuo gruppo. Voglio bene a quel gruppo. E alla ragazza con cui devo andarci, soprattutto. Sembra un discorso che tira più un pelo di... che un no, carro no, no, di ci, devo andare col mio migliore amico e questa ragazza. Quella ragazza? No, raga, ci sarei andato anche da solo, fanculo. Sono in Lacuna Coil. Sì. Poi c'è il Pussy Pass, capito, che è ancora di più. Cioè? Il Pussy Pass. Te lo spiego poi, Gurir, quando cresci. Vaffanculo. Scusa, ma era troppo servita sul piatto d'argento. È andato a spedire un altro pacco, Berkart? No, mi devo sciacquare gli occhi, mi bruciano un botto. È perché stai per piangerli. No, che ho trovato tipo il punto G dell'occhio e quindi ho continuato a grattarlo e mi dà fastidio. Capita, vicino al naso. Scusa? Sì, esatto. Sto piangendo dentro. Il punto G dell'occhio.
Ma che cosa cazzo? Non, non ce l'hai quel punto dove se ti gratti l'occhio non riesci più a smettere? Ma perché è troppo piacevole? E qui, io... è qui per l'esattezza, qui. Bello il rumore dell'acqua che scorre, eh? È proprio molto realistico. Sì, sono ragazzi, io sono come secondo lavoro faccio tecnico degli effetti sonori. Non vi dico con cosa l'ho fatto. Prossima cosa che porterà la compagnia. Siamo proprio sicuri fosse acqua. Invece che le cose che farò domenica al posto ci sarà Berkers che farà Berkers ASMR. Comunque però si è lavata almeno le mani. È finito sulla mia faccia, quindi sicuramente non è qualcosa di schifoso. L'acqua essere... cosa stiamo parlando? Quello che sembrava acqua, ma tutti dite che non è, è finito comunque sulla mia faccia, quindi secondo me... Sembra acqua, ma non è... Vabbè, ma ci piace. Fa la schiuma, ma non è sapone, che cos'è? Va bene. La birra. La birra. La birra. Laborioso. La borra. E il canale viene bloccato. Sì. Laborioso. Viene bloccato per il laborioso. Sì, laborioso. Comunque Lang de Drosa. Lang de Drosa. Pov, Lang de Drosa ti punta al ferro, che fai? T'ammazza probabilmente. So. Quasi sicuramente t'ammazza. Ma tu cosa fai? La uso, sono io di solito Lang de Drosa. No, a te, cioè se ci fosse Lang de Drosa nella vita reale e ti puntasse vabbè, il ferro. Sono spacciato. Ah, cioè non è che non provi neanche a combattere, dici vabbè a coppa mi va a fanculo. Sì, cioè proprio sicuro che sono spacciato. Devo decedere. Proprio all'event. All'event. Come la chiamiamo sta sessione? Carcerati. Mammut. Che pasticcio Bridget Jones. No, oddio, come la chiamo testa? I carcerati. No, Btiamat. Com'è che la chiamate? Btiamat. Il cultista coboldo. Btiamat. Oh no, ci hanno beccato. No, Btiamat. Secondo me Btiamat è bellissimo, secondo me. Cosa ti hanno beccato? Ah, Btiamat secondo me resta più bello. No, non di nuovo. Btiamat. Escape from Tiamat. Perché c'è un gatto sulla finestra? Perché no? Perché no? The Escapist Tiamat. Allora, ragazzi, io adesso vi mando un video. Prima a cagare la live. Fare, no, voglio vedere le vostre reazioni. Sì, ma possiamo rimanere su Discord anche se... Perché devi condividere roba che la gente a casa non vede? Perché? C'è perché Poracci. Lo mando anche su Telegram. Che già si sorbiscono, no. Due ore di noi. Lo mando su Telegram. Con Gurir che fa il text di Gurir. Berkast che fa vedere i piedini. Un po' di piedini. E te quando hai alzato prima i piedi sul tavolo e si vedevano i piedini di Berkars. Ci hai visto i piedini di Berkars, che schifo, scusate. Siamo feticisti ora. No, che schifo. Ma almeno muoviti. Quindi Btiamat. Btiamat. Okay. Sta caricando, arriva. Boia, che è un video lunghissimo. Possibile. Ma dobbiamo per forza aspettare di vederlo. Che siamo tutti vedere, live. Ma lo puoi vedere anche se... Cioè no. Noi chiudiamo la live. Vedete la live. Bella a tutti ragazzi. Ah è arrivato. Vabbè, via ormai andiamo dai. Dove? Però lo mandi anche su Telegram. Già mandato anche su Telegram. Dove ragazzi. L'ha mandato? Su WhatsApp e su Telegram lo sta mandando 12 megabyte su 18. Stai dando fuoco a qualcosa? Non mi sta caricando. Io sento solo una persona molto fatta. No, è la voce del mio migliore amico, ma non è fatto. Lo sembra. È stanco il fra. Ma stavate pisciando in un orto? Non ho capito. È una luna di notte.
Non l'ho detto, stavate pisciando a che ora era, ma stavate pisciando in un altro? No, l'ora non ci interessa. Non si vede un cazzo in questo video. Sì, 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 tu guarda il video. Ma niente. Si vede nero. Sì, sì, tu guarda il video. Io sto guardando il video, ma non si vede niente. Sì, sì, tu guarda il video. Io mi sono arreso, lo sto ascoltando e basta. Ma che cosa è? È acceso un fuoco. Caos. E meno che non ti esplode in mano. Ho fatto kill. IRL. Noi abbiamo guardato un minuto di... Tu hai problemi guardato di... seri. Cioè, noi abbiamo guardato un minuto di video per questo. Sì. Un minuto che nessuno mi restituirà. Esatto. Sì. Già potevo essere a letto da un minuto. Con tutto l'amore del mondo, vaffanculo. Caos, caos. Caos. Io sono uscito alla birreria, ho guardato mio migliore amico e gli ho detto: io voglio dare fuoco a qualcosa. Fa perché? Perché no? Principio di piromania. No, ma tranquillo, non è un principio di piromania. È piromania. Volevo un po' salvare, ma niente. Ok. Va bene. Il piromane, anzi no, è testa. Oggi testa ha parlato poco. Quindi la prima, l'ultima parola, la prima parola. Non più l'ultima, l'ultima parola la dirà lui. Prima di chiudere, e visto dopo questo delirio che mi ha fatto perdere almeno 10 punti di quoziente intellettivo, noi vi auguriamo una buona notte. Ci vediamo settimana prossima, sempre con la compagnia del Fringuello, sempre di giovedì, sempre con la situazione che è sempre più disperata, sempre più disagio. Dovevamo salvare un mezzelfo e ora stiamo cercando di salvare un lucertoloide e un coboldo, oltre che un mezzelfo. Però giovedì prossimo risaremo di nuovo qua, forse probabilmente senza stufa, o il giovedì ancora dopo, nel caso dovesse mancare qualcun altro oltre a Kill. Vi aggiorneremo, seguiteci su Facebook, su Telegram per vedere tutte le varie cose. Buonanotte e testa. Vivaio. 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 Vivaio a tutti. Vivaio a tutti. Vivaio. 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 Vivaio.